Allora, ragazzi, si comincia a utilizzare il nostro testo di antologia che ci propone, prima di cominciare a trattare dei brani veri e propri, il libro di antologia è quello in cui noi studiamo vari tipi di brani che sono proposti in delle sezioni che hanno tutte lo stesso genere, come vedremo nell'arco dei 3 anni, oppure che hanno un tema in comune o un'ambientazione storica. Comunque sono, diciamo, brani che sono messi insieme per affinità. Chiaramente si tratta di un libro che più che altro propone brani narrativi, o meglio, ne propone anche di poetici, però le poesie le faremo in un secondo momento. La narrazione è un tipo di attività che è, diciamo, abbastanza naturale per l'essere umano, anzi diciamo pure che è proprio naturale alla specie da cui discendiamo noi, cioè all'Homo sapiens. Difatti, uno dei motivi per cui gli uomini precedenti si sono, diciamo, estinti è anche perché avevano un apparato fonatorio che non ha consentito loro di elaborare un linguaggio. Il linguaggio, sembra strano, però ha aiutato gli uomini che sono venuti dopo a elaborare una scrittura in certi casi, molto tempo dopo chiaramente, e comunque di tramandarsi delle tradizioni, degli apprendimenti pratici che evidentemente avevano scoperto, in modo tale da evolversi, migliorare nell'arco del tempo. Quindi la narrazione è sicuramente un'attività salutare per gli esseri umani. Con la parola storia noi intendiamo in modo generico un tipo di discorso, un tipo di testo in cui c'è una trama ben precisa, cioè c'è una serie di avvenimenti che coinvolgono una serie di personaggi o almeno uno che agiscono in tempi e luoghi che possono essere più o meno precisi. E gli scrittori, in modo vario, con la loro fantasia, hanno saputo raccontarci delle storie che hanno sentito intorno a loro, facendole diventare appunto delle storie che sono state raccontate da altre persone. A volte storie difficili da dimenticare, cioè storie talmente belle che intere generazioni hanno continuato a raccontarsele. Qui vedete anche una definizione. Narrare significa raccontare una vicenda che si svolge in luoghi e tempi più o meno precisati, reali, verosimili, o frutto della fantasia, collegando tra loro le azioni e le situazioni in cui sono coinvolti determinati personaggi reali o immaginari. E tra questi personaggi ci potrebbero essere non solo persone, ma anche animali e anche cose, perché con la fantasia anche un oggetto può essere animato. Pensate per esempio alla Bella e la Bestia, che era... ci raccontava una storia, quella della Bella e la Bestia, in cui all'interno di un castello incantato tutta la servitù era stata trasformata in oggetti animati che parlavano e si muovevano. Ci sono sia nell'ambito delle storie delle storie molto strutturate, molto lunghe, che sono raccontate in veri e propri libri, oppure dei racconti brevi, e si chiamano storie anche quelle che sono finite in linguaggi narrativi completamente diversi e diciamo stravaganti rispetto a quelli tradizionali, per esempio i fumetti, oppure i cartoni animati, o altri o anche i film in generale, no? I film raccontano storie, molto spesso i film sono tratti appunto da libri. E i generi narrativi cosa sono? I generi narrativi, prima di tutto, sono delle tipologie di narrazione che possono coinvolgere in primo luogo degli eventi veri, cioè accaduti nella realtà, e a questa tipologia di generi potrebbero appartenere i diari, le biografie, le autobiografie, i racconti di viaggio, le cronache che raccontano un pezzo di storia di un certo periodo, oppure fatti fantastici. In questo caso siamo nell'ambito di generi completamente diversi: le favole, le fiabe, i racconti fantasy, i racconti di fantascienza, i gialli, oppure i romanzi umoristici. Nel corso del tempo che passeremo insieme con questa attività,
scopriremo una serie di generi, appunto. Mentre all'inizio parleremo della struttura del testo narrativo. Tutti i testi narrativi che noi possiamo raccontare o sintetizzare sono testi che hanno di solito una serie di personaggi. I personaggi agiscono, diciamo, all'interno delle storie di cui stiamo parlando e possiamo distinguere tra vari tipi di personaggi, il protagonista o i protagonisti, i personaggi secondari, che sono quelli che hanno una parte che comunque non si potrebbe trascurare di ricordare quando si sintetizza una storia, le comparse, che magari all'interno della storia appaiono un attimo e poi passano via, e poi i personaggi che non fanno assolutamente niente nella storia, ma vengono semplicemente citati. Tutte le storie che noi possiamo raccontare a volte ovviamente avvengono in qualche luogo che, come abbiamo detto, non sempre è necessariamente reale, ma può anche essere un luogo fantastico. Nei fantasy, per esempio, succede così. Il tempo indica l'epoca e la durata in cui si svolgono le vicende. A volte ci sono indicatori di tempo perché la storia si articola in un tempo lunghissimo, quindi in un'epoca ben precisa. La durata invece indica l'arco di tempo in cui è raccontata la storia. La trama invece sarebbe la successione di tutte le azioni che sono raccontate all'interno della storia. E per esemplificare una storia, il libro ci propone di leggere questo brano tratto da Le memorie di Adalberto, di un'autrice di libri per ragazzi che si chiama Angela Nanetti. Il primo giorno di Adalberto parla tra l'altro di qualcosa che avete vissuto da poche settimane, il primo giorno di scuola. Ovviamente il primo giorno di scuola non lo dimenticherò mai. Sono volute venire a accompagnarmi, oltre alla mamma, zia Tilde e la nonna. Quando siamo arrivati davanti all'aula della prima D, guarda caso proprio come la vostra, c'era una specie di rivoluzione. Il bidello si affacciava ogni tanto sulla soglia a gridare minacce e dentro i ragazzi facevano baldoria. Cioè facevano confusione, no? Si divertivano. Ma i professori non ci sono? Ha chiesto la mamma, già citata. Sono stati convocati in presidenza per alcune comunicazioni, dice evidentemente il custode. Lo faccia pure entrare, ci penso io a sorvegliarli. La mamma non si decideva a lasciarmi la mano. Eravamo ormai sulla soglia dell'aula e i miei compagni hanno visto questa scena. Io davanti, attaccata alla mamma, e dietro le facce di zia Tilde e della nonna che osservavano incuriosite. Immaginatevi come deve essere buffo vedere un ragazzino che viene accompagnato a scuola dalla mamma insieme alla zia e alla nonna. C'è un po' troppo, un comitato d'accoglienza un pochino troppo numeroso, no? Quasi da farlo sembrare un po' buffo. Poi la mamma mi ha passato lo zaino e mi ha detto: ciao Adalberto, auguri, e si è chinata a darmi un bacio. Ah, mai fare queste cose davanti a una scolaresca, perché la persona che è la destinataria del bacio ovviamente crea il divertimento di chi vede. Io avevo già capito che quella non era una situazione da baci, vada per la mamma, ma il tragico è stato che anche zia Tilde e la nonna si sono chinate a baciarmi e a farmi le loro raccomandazioni. Allora si è alzato dalla classe una specie di ululato. Zia Tilde è scattata come una molla, che maleducati, ma io mi sono sentito tremare le ginocchia per la vergogna. E immagino che ognuno di voi riesca a capire la situazione imbarazzante. Possibile che non capiscano che non sono più nell'incubatrice. L'incubatrice sarebbe quello strumento che i bambini che sono nati prematuri li contiene per tenerli in un ambiente caldo a livelli per loro accettabili, perché l'ambiente esterno, anche se riscaldato, sarebbe inadatto. Diciamo, l'incubatrice è una sorta di macchina che tiene sotto stretta protezione il bambino che è venuto alla luce troppo presto e quindi non è completamente formato, è particolarmente fragile.
Sono entrato rosso come un pomodoro, ovviamente per la vergogna, e Gigi mi ha salvato. Ehi Adalberto, vieni qui, ti ho tenuto il posto. Così lo fa sembrare un pochino più come tutti gli altri, no? Poi si è girato verso gli altri e li ha avvertiti. Adalberto è mio amico. L'ha detto bene, come può dirlo un capo, e gli altri sono stati zitti. Così hanno smesso di prenderlo in giro. Ora, come potete vedere, si tratta di un brano dove viene raccontato l'ingresso a scuola, il primo giorno di scuola, di questo personaggio, Adalberto, che ci sta raccontando la storia lui stesso, cioè ce la racconta in prima persona. Difatti, dal primo rigo all'ultimo, siamo, diciamo, a scoprire questa storia dalla prospettiva del protagonista stesso. Il primo giorno di scuola non lo dimenticherò mai, io non lo dimenticherò mai. Ci racconta la storia in prima persona, cioè con verbi in prima persona. Come vedete, nella parte iniziale, come spesso capita in qualunque storia, viene spiegato il tempo in cui è ambientata. E quindi capiamo subito che questa storia è ambientata il primo giorno di scuola di un ragazzino. Poi possiamo vedere che quasi subito scopriamo i personaggi di contorno, cioè i personaggi che fanno anche qualcosa in certi momenti, ma non sono poi loro i protagonisti. Vediamo anche le comparse e addirittura anche i personaggi che sono solo citati. Le comparse in questo caso, diciamo, sarebbero il custode e i ragazzi del resto della classe, che non fanno granché nell'arco della storia, che parla sostanzialmente di Adalberto, della mamma, della zia e della nonna, il comitato d'accoglienza, diciamo. Poi parla a un certo punto del suo amico Cici, che compare soltanto in fondo, un po' nelle vesti dell'eroe. Poi tutto il resto, c'è anche alcuni personaggi che sono rammentati, ma non ci sono mai i professori, perché Bidello spiega che sono stati convocati dal preside. E poi c'è anche un riferimento all'ambientazione. All'inizio capiamo subito che finiremo in una scuola, ma tutta la storia viene narrata, a un certo punto viene precisato che Adalberto si trova sulla soglia dell'aula, quindi quella è l'ambientazione. Lui ci racconta ciò che vede mentre sta entrando nella sua classe, quando i suoi compagni sono già tutti seduti e molto rumorosi, e basta. La successione delle azioni comincia più o meno quando si trovano sulla soglia della porta, e evidentemente al posto mio ci sta il custode, che sta tentando di tenere una classe rumorosa il più possibile silenziosa. Tutte le azioni che accadono dopo sono che la mamma a un certo punto ha iniziato a dare un bacio di saluto al figlio, mettendolo in una posizione un po' buffa, gli ha fatto le raccomandazioni, e lo stesso hanno ripetuto la zia e la nonna, rendendo la cornice decisamente buffa. Poi è arrivato diciamo l'evento risolutore da parte dell'amico Cici, che non solo aveva tenuto il posto al povero Adalberto, ma addirittura ha fatto segno a tutta la classe di stare zitta e muta e di non prenderlo in giro, perché lui è suo amico. Che è una bellissima cosa. Quando uno è in difficoltà, avere un amico che ti protegge è una cosa meravigliosa. Se avete un amico che vi ha dato una mano in condizioni simili, è proprio un amico, quindi tenetevelo caro per sempre. La trama ovviamente potrebbe anche essere diversa da quella di questo breve brano. Potrebbe essere non in prima persona, come nel caso delle memorie di Adalberto, ma in terza persona. In quel caso noi avremmo un narratore di solito esterno che ci racconterebbe la successione delle vicende. Quindi la storia sarebbe un po' così. Adalberto si avvicinò e si ritrovò alla soglia della scuola. Ci sarebbe una serie di verbi alla terza persona. La storia sarebbe raccontata nello stesso modo, più o meno. Poi l'autore potrebbe decidere o di utilizzare un discorso indiretto, cioè un discorso in cui la storia viene raccontata da lui, oppure un discorso diretto, cioè i discorsi con le battute dirette dei personaggi. È abbastanza facile farlo, basta dire
ad Alberto disse, due punti, e la battuta di ad Alberto, che di solito è preceduta da una lineetta lunga e chiusa da un'altra lineetta lunga, oppure a volte ci sono anche le virgolette in certi libri, dipende dai caratteri tipografici che sono stati scelti dagli impaginatori. Quindi ci potrebbe essere sia delle azioni raccontate tramite il discorso diretto che tramite il discorso indiretto. E poi troviamo all'interno della narrazione della trama anche quello che vi ho descritto presentandovi i libri. Ci potrebbero essere dei colpi di scena, cioè degli eventi risolutori. C'è un colpo di scena in questo brano che abbiamo fatto? Ovviamente sì, è quando Gigi fa vedere, no, a tutti che lui gli ha tenuto il posto e poi fa stare zitti tutti i ragazzi che potenzialmente vorrebbero bullizzare il povero Adalberto perché ha fatto un po' la figura del pischero. E poi di solito all'interno del brano ci sono dei trucchi che servono a creare e ad aumentare ad arte la suspense. Suspense, come vi ho spiegato un'altra volta, è un termine che vorrebbe dire sospeso e si scrive suspense. È un termine di origine francese, non inglese come parecchi pensano. E la suspense si può creare molto spesso con un artificio molto semplice. Per esempio, dicendo prima qualcosa che ancora noi non sappiamo che e come accadrà. Per esempio, all'inizio di questo brano c'è scritto: il primo giorno di scuola non lo dimenticherò mai. Sicché è come se Adalberto, che ci racconta la storia in prima persona, quindi la scrittrice che ha scritto questo brano, ci dicesse, ci facesse un bel occhiolino, come dire: oh, qui succederà qualcosa di strano. Te lo dico subito che succederà qualcosa di strano. Non sarà un ingresso a scuola normale, banale, come tutti. Succederà una scena particolare. Il fatto che Adalberto ci dica prima che non dimenticherà mai quel giorno ci dice già che il giorno si rivelerà indimenticabile. È quella che si chiama una anticipazione o prolessi. Se io dico qualcosa che ancora non so cosa sarà, ancora non so cosa sarà dal lettore, ma lo venga a scoprire subito, io poi, ecco la suspense, sono curioso di sapere cosa sarà questa cosa che mi dovrebbe, in questo caso, che lui non dimenticherà mai. Cosa sarà? Questa curiosità che accompagna il lettore nelle righe che arrivano fino a quando si scopre cosa sarà l'evento indimenticabile si chiama suspense. E questo tipo di suspense è fondamentale in certi generi letterari precisi, come per esempio il giallo. A volte, in certi generi, la suspense è fondamentale. La suspense è parte integrante di come deve essere la storia. Per esempio, una situazione pericolosa in un racconto d'avventura. John sentì un rumore dietro di lui. Era qualcosa che gli avrebbe cambiato la vita per sempre. Se io poi dopo ci metto una ventina di righe, il lettore continua a ricordarsi che lui è sotto un pericolo. Ci deve essere qualcuno che gli sta facendo un agguato, non lo so. E questa si chiama suspense. Quando c'è parecchia suspense in una storia, l'effetto è che il lettore sta incollato al libro e non lo molla fino all'ultima pagina. Quando arriva all'ultima pagina, gli dispiace anche un po', perché questo stato di tensione ha trovato la sua fine e purtroppo, se il libro è finito, il godimento di leggerlo è finito anche lui. Si può solo ricordare, magari dimenticarselo e rileggerlo quando non ce lo ricordiamo più tanto bene, sperando di trovare e riprovare le stesse sensazioni.